Amici Peacemen, eccomi qui dopo una lunga pausa nuovamente a parlare di One Piece, il manga dei record. Vi ricordo che ho messo Instagram, troverete tante piccole cose, vi aspetto. Per rimanere quindi sempre aggiornati seguitemi anche su Instagram, se non lo fate rischiate che Big Mom entri in ciurma. Ma andiamo avanti, siamo giunti al capitolo 1011 e anche se forse sono usciti gli spoiler del 1012, dico forse perché c'è la Golden Week e mi fido poco, parlerò qui unicamente del capitolo 1011. Vi chiedo scusa per il ritardo riguardo il video, ma ho avuto numerosi impegni. E quindi, senza perdere altro tempo, analizziamo subito la cover. Eviterò di evidenziare la zona dove c'è Nami, che è palesemente per adulti, al fine di concentrarmi sulla frase in basso a sinistra. Non a caso, come ricordo sempre con Deidara, Nami fa gnotta di cognome. Nami gnotta, l'hai capita? La frase della cover è una citazione a Lewis Grizzard. Lewis è stato uno scrittore e umorista americano che ha scritto diverse massime. Mi viene da pensare che Oda abbia voluto regalare una sorta di augurio a tutti, sperando in tempi migliori ed invitandoci ad avere pensieri positivi. Ma sicuramente sto dicendo balle e sono io che vedo spesso l'opera di Oda come un mezzo di comunicazione per portare un messaggio positivo all'umanità, mentre in realtà è solo un manga per ragazzi. Boh, chissà, forse la verità è nel mezzo. Mi sono dilungato anche troppo su questa cover, anche se devo dire che a differenza di molte cover a richiesta mi è piaciuta. Speriamo che tornino a breve le mini avventure, anche se l'ultima, quella dove è tornato in vita Pound, è stata deludente. Parliamo ora del capitolo. Non lo dividerò in tre fasi come ho fatto con il precedente, ma vedrò di analizzare singole scene commentandole. Abbiamo la risposta alla richiesta di Prometheus del precedente capitolo, un nuovo Omis per rimpiazzare Zeus, il combina guai l'inutile. Questo nuovo Omis è donna, si chiama Hera, come la moglie e sorella maggiore di Zeus nella mitologia greca. Direi che è una scelta più che azzeccata per il nome. Zeus is for boys, Hera is for men. Hera entra subito in azione contro Kid the Killer con l'attacco Folgora, che definirei potentissimo. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Cosa sappiamo di Zeus, Prometheus e Napoleon? Sono omis particolari creati con l'anima di Big Mom. Sicuramente è lo stesso anche per Hera, ovvero anche lei possiede parte dell'anima di Big Mom. Vediamo che questi omis con l'anima di Big Mom hanno una vita propria e agiscono autonomamente seppur riprendono parzialmente il carattere lunatico della mammona. Come mai Big Mom, che potenzialmente potrebbe creare infiniti omis con la sua anima, non lo fa? Un po' come fa Sugar con i giocattoli di Dressrosa, per intenderci. Sicuramente c'è qualche contrappasso. Secondo voi, qual è? Vediamo che gli omis della mammona sono lunatici come lei e che sembrano sviluppare, ognuno di essi, una particolarità del carattere di Big Mom, pur restando imprevedibili perché la vita, appunto, è la propria. Nella saga di Wolkeg Island sembrano agire allo stesso modo di Big Mom quando questa dorme e i nostri eroi tentano di liberare Brook. Sicuramente un potere molto interessante che merita riflessione. E con il tempo, almeno spero, Oda ci offrirà un quadro sempre più chiaro della nostra mammona e del suo incredibile potere. Vi dirò, secondo me, gli omis stranamente sopravvivono anche dopo la morte di chi possiede il frutto. Perché dico questo, sono quasi sicuro che lo scudo che possiede Goldberg, uno dei pirati giganti di Ayrudin, è un omis e non è un regalo di Big Mom, ma di Mother Carmel. Cambiamo scena. Si torna sul tetto e Zeus è sorpreso di essere libero. E qui vi faccio una domanda che avrei potuto fare anche dopo quando rivediamo Kid. Secondo voi, Kid perde per un attimo i sensi incassando il colpo di Big Mom? Oppure i suoi poteri hanno un raggio d'azione e viene catapultato troppo lontano da Zeus? Oppure altro? Per me non sviene del tutto, ma viene intontito quel tanto che basta per perdere il controllo e la concentrazione necessaria a tenere attivo i suoi poteri. Chissà, ditemi la vostra qui sotto. Ma ora,
Passiamo a quello che mi ha fomentato non poco nel capitolo, le mazzate. Kaido sta subendo i colpi del nostro capitano Monkey D. Luffy, viene messa al tappeto dal precedente Hōryuken e si rialza furibondo portando ad un clash meraviglioso tra lui e il nostro capitano. Un evidente parallelismo tra Roger e Barbabianca. Ma quanto è diventato forte il ragazzo di gomma? Non so voi, ma a me gasa tantissimo vedere i parallelismi tra Roger e Luffy. Infatti, il flashback di Oden, in cui si vede che Roger si comporta allo stesso modo di Luffy, è semplicemente meraviglioso, il coronamento di più di 20 anni di serializzazione. Grazie, Oda! Molto interessante anche la frase interrotta di Kaido, riguardo il divertirsi e il gioco che si fa duro. Secondo voi, cosa avrà voluto dire Kaido? Ma andiamo avanti, ecco di nuovo Kid e Killer. Torna in scena Yu-Gi-Oh! Volevo dire Hawkins che sbarra loro la strada. Kid ha come obiettivo la mammona e lascia tutto in mano a Killer. A dire di Hawkins, senza Kid la sua possibilità di vittoria sale al 92%. Ho trovato molto interessante lo scambio di battute tra Killer e Hawkins, perché molto semplicemente palesano due modi di concepire la vita completamente diversi. Da un lato Hawkins si affida esclusivamente alle sue carte, dall'altro Killer si affida a se stesso. Non parlerò dei piangisti che usano Killer e Hawkins per denigrare Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara, senza validi motivi, ma vi dirò quello che penso di questo scontro. Sarebbe bello che Killer fosse sconfitto, dico davvero, ma non credo sarà così. Se Killer attacca Hawkins senza dargli tregua e permettere di usare le carte, credetemi, a vincere non sarà il mago. Quello che mi piacerebbe sapere è cosa ha visto Hawkins nelle carte per decidersi, previdente com'è, ad entrare in azione. È sicuramente una delle supernove più calcolatrici presenti a Wano, il cui punto di forza maggiore risulta nel numero di vite a disposizione, che come sappiamo sono un massimo di 10. Voi cosa ne pensate? Chi vincerà tra i due? E soprattutto perché? E ora arriviamo all'ultima, ma non per importanza, parte del capitolo. Quella dove vediamo Page One, Ulti, Nami, Usopp, Tama e Big Mom. Usopp e Nami non sono in grado di sbarazzarsi dei loro inseguitori, Page One e Ulti, nonostante cercano di farlo con tutte le loro forze, spronati nel proteggere la piccola Tama. Ho notato che questa cosa ha fatto storcere il naso a parecchi lettori. Bisogna arrivare però a fine capitolo per contestualizzare il tutto e capire dove sicuramente vuole andare a parare Oda. Il piano di Tama è semplice: arrivare sul palcoscenico, usare il megafono per fare in modo che tutti coloro che hanno mangiato i dango di Tama passino dalla parte dei Mugiwara. Ma è veramente un Deus Ex Machina l'arrivo di Big Mom e il fatto che dopo il suo dialogo con Tama entra in modalità Mother? Ho voluto usare il termine Mother e non Mamma in quanto dalle ro giapponesi risulta un palese riferimento a Mother di Mother Carmel. Mother Carmel, secondo Big Mom, è la sua grande benefattrice. Un'altra cosa importante che si legge solo in poche traduzioni è che questa modalità di Big Mom è un evento raro, singolare, non ordinario e che si attiva quindi raramente e solo con bambini di 10 anni o poco meno. Infatti in giapponese viene utilizzato il termine Mareni, che sta proprio a significare raro. Quindi, anche se da un lato è un po' una paraculata di Oda per giustificare l'indifferenza di Big Mom alla crocefissione di Momonosuke, bisogna analizzare un po' Big Mom per capire che è perfettamente in linea con il personaggio. Big Mom, palesemente per molti aspetti ispirata alla Regina di Cuori, come dicevo in un mio lontano video che trovate qui sul canale, soffre di disturbi della personalità, e come non potrebbe? È stata abbandonata dai suoi genitori, un trauma che l'ha segnata profondamente nella tenera infanzia. Ha perso il suo punto di riferimento Madre Carmel durante la sua festa di compleanno, un evento che l'ha segnata a vita e che la porta ad organizzare i famosi tea party di Big Mom.
Lei tutt'oggi non sa di aver mangiato i suoi amici e la stessa madre Carmel, e ha sofferto moltissimo di questa cosa. Big Mom è stata poi cresciuta da Streusen, che ha assistito a tutta la scena del cannibalismo e probabilmente è stato anche lui nei Rocks assieme a Big Mom. Cosa sappiamo dei Rocks? Era una ciurma molto violenta, composta da teste calde e pronta ad uccidersi tra di loro. Il tradimento nei Rocks pareva essere all'ordine del giorno. Sappiamo che hanno fatto parte di questa terribile ciurma Kaido, Big Mom, Barba Bianca, Shiki, Jack e molte altre ancora, che vennero poi sconfitti a God Valley da Roger e Garp, vittoria che venne attribuita unicamente a Garp, consacrandolo per sempre come eroe della Marina nell'Olimpo appunto degli eroi. Cosa mi aspetto da questa situazione senza parlare di spoiler? Beh, il power up di Nami, che si prende definitivamente Zeus. La sconfitta di Ulti da parte di Nami con l'uso di Zeus grazie a questo power up. Direi che al momento abbiamo parlato di un po' tutto riguardante il capitolo. Questa volta mi dispiace, ma non ho fatto alcun meme. Tuttavia, se siete arrivati fin qui, scrivete sotto nei commenti hashtag ZeusBoysEraMen. Passiamo ai saluti. Saluto gli iscritti sempre più numerosi, il CDL, Deidara che mi ha suggerito due meme con Pozzetto che trovate sul mio canale Instagram, Luke, Eleonora, Bartolomeo, Vittorio. Spero di non essermi dimenticato nessuno, in caso saluto anche tutti coloro che sono arrivati fin qui. Parlando un po' di me, vi dirò che sto valutando il da farsi per il canale. Andare avanti dritto per dritto ad amministrare quasi da solo una pagina su One Piece come lo è One Piece Backstage Italia mi viene difficile. Preferisco il confronto, il poter parlare direttamente con voi, e credo sia questa la cosa più bella di One Piece. Quindi cercherò di continuare questo format finché avrò tempo. Preferisco semmai fare una live aperta dove potete entrare voi e confrontarvi direttamente, parlando di One Piece insieme, senza far questi video commenti che, credetemi, tra analisi, scrittura, ricerca immagini, creare le immagini, montare le immagini e quant'altro, beh, richiede molto, moltissimo tempo. Prima di chiudere vi consiglio la Tana del Nerd, la migliore fumetteria di tutta Bisceglie. Troverete maggiori informazioni nella descrizione qui sotto. Come sempre ricordatevi che chi ama One Piece lo condivide, i Lupi Team cercano editors, spolliciate gratis e ci vediamo al prossimo video, ciao!